Buongiorno a tutti. Io sono qui intanto per restituire, come dire, la cortesia al consigliere Filippo De Gasperi, perché chiaramente ringrazio anche per averci invitato. Io sono il segretario regionale della Federazione dei Lavoratori Pubblici e ringrazio Filippo soprattutto, ma anche altri parlamentari che hanno preso parte ai nostri convegni. Noi abbiamo organizzato due convegni quest'anno, nel febbraio 2017 e poi ad aprile, uno a Trento e uno a Bolzano, per denunciare la famosa, per noi famosa chiaramente per chi vive a Trento e a Bolzano, la regionalizzazione della giustizia, che è già avvenuta, e la provincializzazione futura delle agenzie fiscali. Siamo una di quelle organizzazioni sindacali che ci siamo battuti fino allo stremo delle forze, però sappiamo anche che le forze nostre erano molto limitate e pertanto dal 1 di gennaio 2017 i 400 dipendenti della giustizia, giustizia amministrativa ovviamente, la parte amministrativa, occupano questa sede. Praticamente sono passati dallo Stato, sono diventati dipendenti regionali. La stessa legge che prevede questo passaggio, che ha previsto questo passaggio, prevede anche la successiva provincializzazione delle agenzie fiscali. Quindi, mentre per la giustizia lo Stato ha già abdicato su questo territorio, su questa regione, e qui faccio anche un appello alla Repubblica, perché ovviamente è un grande sindacato e poiché loro vivono anche, come dire, gli ambienti romani, questa cosa che noi abbiamo tentato di farla uscire ma non ci siamo riusciti, anche a livello nazionale denunciando questa struttura, purtroppo con le agenzie fiscali potrebbe, perché è una legge dello Stato, si dovrebbe osservare, potrebbe diventare anche legge e quindi definitivamente provincializzare il fisco, perché quando si parla di provincializzare il fisco si parla di provincializzare sia l'Agenzia delle Entrate, oggi componente anche dell'Agenzia del Territorio, e sia le Agenzie delle Dogane, componente anche ovviamente del Monopoli di Stato. Quindi le due agenzie in questo territorio potrebbero diventare provinciali. È stato segnalato da Filippo, ma non solo da Filippo, anche dagli altri interlocutori, che abbiamo dei problemi. Io sono un funzionario delle agenzie fiscali, quindi faccio sindacato a tempo libero, non sono un sindacalista di professione, quindi lo facciamo per passione e devo dire che abbiamo denunciato molte cose, molte strutture che sono state già preannunciate stamattina, sono state dette, sulle quali noi rafforziamo il nostro ragionamento. È normalissimo che qui abbiamo un bacino di utenza molto limitato. Noi siamo un piccolo laghetto, la regione Trentino Alto Adige tutte insieme forse arriva a 500.000 per Trento e 500.000 abitanti per Bolzano, quindi capite bene, 1 milione rispetto alle grandi metropoli siamo piccolissimi, però in questa realtà, in questo territorio si sta creando una situazione che ovviamente si sbilancerà in futuro, che potrebbe essere quella che è stata toccata prima. Io ritorno sul discorso del controllore e controllato, l'abbiamo detto migliaia di volte, per fortuna la stampa, dobbiamo dire, ci ha dato tantissimo spazio su questi argomenti, perché la gente comune queste cose le percepisce, perché qui siamo in un territorio piccolo e ovviamente le parentele, le amicizie, le conoscenze, è facile anche ritrovarsele sia in seno politico sia in seno ovviamente di controlli. Però non voglio dilungarmi molto su questo aspetto, perché noi abbiamo fatto due convegni, quindi abbiamo parlato già abbastanza di questa materia qua. E vorrei segnalare però anche che ovviamente, essendo anche parte in causa, quindi come funzionario delle agenzie fiscali, mi sento di dire che il fisco comunque in uno Stato democratico ci deve essere. C'è gente che fa il lavoro sporco, saranno forse anche quelli di Equitalia. Però dobbiamo capire che una forza politica che probabilmente poi sarà anche al governo in futuro comunque non può fare a meno del fisco, delle entrate. Uno Stato democratico si regge soprattutto sulle imposte, quindi disciplinare quella materia sarà difficilissimo e sarà un impegno importante che la politica dovrà avere. Quindi adesso io penso
che è ben semplice criticare, ben semplice stare all'opposizione, però poi bisogna fare un ragionamento perché poi i conti devono tornare, devi garantire comunque che il funzionamento della sanità, della scuola, degli edifici, di tutti comunque debba andare avanti, quindi bisogna migliorare quelle cose, ma non possiamo pensare che tante volte, e mi riferisco anche a quelle trasmissioni di cui si parlava prima, ma non solo, non bisogna generalizzare, bisogna essere onesti intellettualmente, perché se si generalizza, se si fa capire che l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane sono, o Equitalia sono i vostri, non andiamo da nessuna parte. Bisogna saperle gestire quelle cose, non le chiameremo Equitalia, non la chiamiamo, chiamiamole come volete, però neanche possiamo permetterci, per esempio, che Equitalia centro, sud, centro e nord funzioni in un certo modo. Proviamo a guardare che cosa succede invece in Sicilia, dove la riscossione, sappiamo che essere lì esclusa da Equitalia, sono in un rosso spaventoso, mentre forse Equitalia recupera l'1%, come sono state date le statistiche prima, non si sa, però poi altrove, dove le affidiamo a persone, poi evidentemente anche ad associazioni, che poi è anche difficile fare un ragionamento, sarà ancora più complicata la cosa. Quindi bisogna ragionare molto ma molto su queste cose e tentare di venirne a capo, ma non sarà facile, sarà semplicissimo forse discuterne, però bisogna approfondire perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io poi è stato spiegato benissimo il discorso delle agenzie e su quello che potrebbe essere il futuro. Sono d'accordissimo anche l'analisi che è stata fatta, quello che molte volte i numeri sono gonfiati. È vero, sono gonfiati perché? Perché il 2016, il 2017 e forse anche il 2018 beneficerà di un'enormità di denaro che sta entrando nelle casse delle agenzie. Perché? Perché c'è la compliance, c'è di mezzo la rottamazione delle cartelle di Equitalia, c'è di mezzo la volontà di disclosure, quindi sono dei capitali che stanno tornando, sono di... ma il vero obiettivo, secondo me, dell'agenzia delle entrate, che forse è stato disegnato da qualcuno ma che non viene eseguito, è quello di creare delle task force. Ci vogliono, noi abbiamo provato anche a livello locale con i direttori provinciali di fare delle osservazioni su questi argomenti. Oggi il funzionario delle agenzie fiscali fa quasi solo servizi. Quando si parla di accertamenti gonfiati, o giustamente sapete bene che la differenza, una cosa è accertare 100 e discuterne 20, perché sull'accertato molte volte ci sono i numeri che si gonfiano. Se è stata accertata un'evasione fiscale di 19 miliardi, poi sono stati fatti i conti, probabilmente di quei 19 miliardi giustamente il riscosso sarà il 20-30%. Allora noi dobbiamo forse fare anche delle proposte migliorative al sistema. Non possiamo tenere migliaia di funzionari che ormai sono quasi negli uffici ad aspettare che il contribuente in un modo o nell'altro, dietro il contribuente onesto, poi chiaramente c'è tutto quello che è il criminale, perché c'è l'evasore totale che poi probabilmente in molte volte si annida dietro quelle trasmissioni televisive, perché quando andiamo a vedere una povera gente che dice delle cose sono onestamente che ti toccano il cuore, però poi dopo cosa fa il criminale? Dice guardate, e generalizza, dietro l'agenzia delle entrate, dogane o Equitalia ci sono tutti delinquenti, sono tutta gente che succhi il sangue alle persone. Bisogna fare attenzione, queste cose bisogna dirle, ci sono, bisogna correggerle, però nello stesso tempo la cosa va sanato quello che è giustamente da recuperare, quindi anche nel fisco bisogna fare un ragionamento serio. Oggi c'è un incontro importante, quello che è stato promosso dal Movimento 5 Stelle, e io mi sento di dire, quindi auspico che soprattutto per coloro i quali vivono nel centro, quindi nella capitale, a Roma, che sono a contatto e possono denunciare anche determinate cose, io suggerisco di cominciare a guardare un pochino più in là. Noi dobbiamo fare in modo che i funzionari, i famosi 007 del fisco, vi ricordate quando qualcuno parlava di 007 del fisco, sono quelle persone che non andrebbero neanche, come dire, distratte un attimo dal loro lavoro, cioè dovrebbero prendersi su 100 funzionari che lavorano, faccio riposta all'Agenzia delle Entrate di Trento, 20 di quelli non li deve disturbare, devono stare in una camera isolata, devono fare controlli, devono tentare di avere la disponibilità
esatto, chiudo, la disponibilità di controllare le banche dati, eccetera, eccetera, di incrociarle, fare il lavoro serio che è quello di andare a individuare dove c'è la sacca e dove si deve andare a scovare l'evasore. Altrimenti se non facciamo questo, ma il funzionario è un mero funzionario che sta lì, che aspetta che il contribuente va a pagare, sicuramente dopo il 2018, perché nel 2018 ci saranno tutti gli introiti delle cartelle esattoriali del 2017, che è altro che 19 miliardi, si dirà che saremo arrivati a fare la lotta all'evasione fiscale, non è vero, per 25-30 miliardi di euro. Quello non è altro che la gente che ha pagato perché ha trovato la convenienza a pagare, perché abbiamo visto che molte volte c'è la convenienza a pagare. Quindi adesso bisogna investire, e questo è quello che chiedo al Movimento 5 Stelle, ma anche a chi sulla mia destra occupa stanze importanti anche a livello centrale, di tentare di fare in modo che arrivi il messaggio che una buona parte di quei funzionari che sono stati assunti e devono fare un lavoro certosino di impegno, eccetera, 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 devono essere messi a disposizione e disponibili per fare quell'attività. Altrimenti fra 2-3 anni le agenzie fiscali, quando il contribuente non fa pagare più quella compliance, non incasserà più un centesimo. Grazie.